Buon pomeriggio. Oggi iniziamo il secondo anno di questo ciclo di conferenze che appunto vengono organizzate dall'Accademia dei Lincei insieme all'Università dell'Aquila e al Grand Sasso Science Institute. E oggi cominciamo con una conferenza del professor Alesse. La responsabile del settore di scienze è la professoressa Ludovici. Che... Bene, grazie per la partecipazione. Quest'anno, ecco, oggi ha inizio proprio il primo incontro del corso di scienze per questo anno scolastico. Colgo l'occasione per ringraziare il professor Visconti, che è il coordinatore del Polo dell'Aquila dell'Accademia dei Lincei, che è sempre così attivo e pieno di idee e di spunti per poter organizzare questi corsi, sempre con corsi che sono, come dire, pieni di novità, ecco, le novità. Allora, l'obiettivo di questo corso è ovviamente sempre quello di aggiornare i docenti sui temi. Quest'anno il tema è sull'astrobiologia e sull'influenza della meccanica quantistica sulla vita quotidiana. Quindi questo corso riguarda due aspetti: uno la vita dell'universo e l'altro riguarda la funzione della meccanica quantistica nello sviluppo dei nuovi materiali. Quindi in aggiunta abbiamo il corso di Scienze 2 che riguarda problematiche sviluppate nell'ambito della fisica. Quindi argomenti molto interessanti, perché noi di Scienze affrontiamo lo studio di tutti questi argomenti, ovviamente ad ampio spettro, perché studiamo dalla chimica alla biologia, un po' tutto. Quindi per la parte di astrobiologia le lezioni riguarderanno l'origine e la fine dell'universo e la scoperta degli esopianeti e della possibilità di vita su di essi. E poi c'è la ricerca di materiali sempre più innovativi insieme a quella delle nanotecnologie, che sono orientate a migliorare la qualità della nostra vita e riguardano temi che spaziano dal settore sanitario a quello ambientale, dal settore energetico a quello agroalimentare. Ora ho il piacere di presentare a tutti voi il professor Alesse, che ci parlerà della vita nell'universo. Quindi la scoperta di migliaia di pianeti fuori dal sistema solare indica sempre di più che la vita sia diffusa nell'universo, e quindi risponderà a queste domande. Allora, auguro buon lavoro al professore. Grazie professoressa, grazie. Molto gentile. Poi vi dirò di cosa parlo in realtà, perché forse è troppo ciò che la professoressa ha detto. Allora io mi presento, mi chiamo Edoardo Alesse, sono un professore di patologia generale presso l'Università dell'Aquila, dove dirigo il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, e di questo mi occupo. Sono di estrazione medica, faccio il medico, laurea in medicina, quindi... questo mi dà proprio modo di fare un'introduzione breve alla difficoltà dell'argomento. L'origine della vita sulla Terra, piuttosto che nell'universo, io tratterò questo argomento perché è quella meglio conosciuta. Allargarsi troppo per me sarebbe estremamente complicato. È problematica di grosso respiro e deve essere affrontata in maniera multidisciplinare, per questo mi sono cimentato. Di solito sono fisici, biologi, bioinformatici e quant'altro che trattano questi argomenti. Io da medico sono più che altro un cultore della materia, come dire, no? Nel senso che ho... Sì, come no, volentieri. Piacere innanzitutto, Edoardo Alesse, molto lieto. Buongiorno. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Buongiorno a tutti, buongiorno.
Niente, insomma, sicuramente questa è un'occasione importante. Ho visto il programma, ho visto le persone che potranno, gli sponsor, come dire, i partner di questa iniziativa sono l'Accademia Lincei, le università, e quindi ero qui semplicemente a testimoniare l'importanza della qualificazione professionale, dell'aggiornamento e della formazione come momento di crescita personale e professionale. Quindi voi tutti sapete che il Ministero in questi anni ha, come dire, ha potenziato tutto l'aspetto relativo alla formazione, l'ha inserita in un programma attivo, importante, nel senso di non solo renderla obbligatoria ma anche di finanziarla, che è la vera sfida. Per anni la formazione è stata, insomma, un po' la cenerentola della didattica, eccetera, di quelle che erano le problematiche ministeriali. Già da un paio d'anni invece la formazione è all'attenzione del Ministero, c'è un piano della formazione dei docenti molto importante, ci sono investimenti significativi in questo campo, perché la carta del docente, il sistema della piattaforma Sofia, a cui pure questo corso, diciamo, è iscritto, testimonia appunto che c'è un impegno serio nel favorire che cosa? I momenti di crescita personale sicuramente e crescite professionali, perché tutto il sistema ormai della scuola, che è un sistema circolare, prevede appunto l'individuazione dei bisogni da parte dei docenti nell'ambito di quelle che sono le loro esigenze personali, ma anche nell'ambito di quelle che sono le esigenze dei bisogni della scuola a cui appartengono, attraverso il piano dell'offerta formativa, attraverso la valutazione, attraverso una serie di sistemi si monitorano anche le esigenze dei docenti e le necessità di formazione, e queste vengono sostenute da un piano nazionale di attività che appunto vengono gestiti ormai attraverso i poli formativi che sono delle scuole che attivano questi percorsi negli ambiti che vengono definiti prioritari, cioè qual è l'innovazione didattica, qual è l'inclusione, qual è la valutazione, e poi lasciando invece poi liberi i docenti di, appunto come in questo caso, di utilizzare, di aderire a corsi di formazione che abbiano invece una valenza specifica per il proprio, sulla base delle proprie individuali scelte, sulla base delle proprie tendenze, sulla base dei propri bisogni individuali. Quindi era semplicemente un modo per salutarvi, per cogliere l'occasione, per ribadire l'importanza della formazione come momento di crescita, fatta appunto da strutture, da enti che siano qualificati, perché il mondo della formazione è un mondo molto vario, è un mondo che conosce, diciamo, punte di eccellenza ma anche momenti, diciamo, non particolarmente qualificanti, e sicuramente l'INCEI piuttosto che l'università sono i nostri partner qualificati in questa operazione. Quindi buon corso a tutti e niente, buon inizio a voi. Grazie. Posso riprendere io, sì? Bene, allora, essendomi presentato, inizio anch'io con i convenevoli e vi porto i saluti dell'università, della rettrice, che oggi è a Tbilisi e non è potuta venire, ma ha condiviso con me la sua soddisfazione per la partecipazione a questa iniziativa, ed il mio ringraziamento al professor Visconti per avermi invitato, diciamo, in una veste insolita a parlare di cose. Noi di solito parliamo della ricerca che svolgiamo, quindi io mi occupo di oncologia molecolare, di genetica molecolare, di questo so parlare per ore e ore e ore. Di origine della vita ne so un po' meno, anche perché fare esperimenti sull'origine della vita è un po' difficile, essendo il tutto avvenuto qualche miliardo di anni fa. Il primo messaggio che mi piace dare, no, è che noi dobbiamo guardare, affrontare questo problema non in una prospettiva storica che collochi gli eventi l'uno dietro l'altro e li analizzi, ma in una prospettiva, come dire, meccanicistica, sintetica. Quindi più che alla domanda come si è svolta, come è iniziata la vita, dobbiamo dire come è potuta iniziare, facendo una serie di ipotesi sulla base delle nostre conoscenze attuali, perché ciò che è stato 3 o 4 milioni di anni fa noi non possiamo saperlo, perché sono avvenuti una serie di eventi che hanno cancellato tutto naturalmente. Quindi anche fossili, anche reperti ancillari di forme di vita del passato sono scomparsi, non ci servono, non possiamo far nulla. Dobbiamo fare piuttosto delle ipotesi, quindi prospettiva sintetica e meccanicistica
piuttosto che prospettiva storica. Questa è la prima cosa che mi preme dire. Ma prima di parlare di come è originata e poi si è sviluppata la vita agli albori di una giovane terra, 4 circa miliardi di anni fa, dobbiamo capire cos'è la vita, perché se vogliamo comprendere gli eventi e le reazioni che hanno determinato lo sviluppo delle prime forme viventi, dobbiamo essere d'accordo su cosa intendiamo per vita. Sembra quasi scontato, sembra ovvio, ognuno di noi sa cos'è la vita, ma poi se dobbiamo far rientrare tutto in un'unica definizione vedremo che così ovvio non è. E grosse dispute da vari punti di vista si sono scatenate sulla... Mi sentite? Sì. Dall'assù mi hanno boicottato. Tra coloro che immaginano la creazione, no, avvenuta a tuo cuore, e coloro che invece parlano di evoluzione, sono problematiche contrapposte, a volte in maniera violenta, che hanno impedito, diciamo, l'evoluzione di un sano pensiero. Se io dico a lei, signora, cos'è la vita, lei mi dice qualcosa che si muove, con velocità variabile, dalla tartaruga al ghepardo, i due esseri più lento e più rapido, diciamo, che conosciamo. Oppure potremmo pensare che la vita è qualcosa che abbia una dimensione, ma comunque animale, il topolino contrapposto all'elefante, non la bestia grossa che ha paura della bestia piccola. Oppure potremmo immaginare ancora una volta che la vita è qualcosa che non vediamo. Noi sempre pensiamo di vedere la vita, grossa parte della vita noi non la vediamo, i batteri, i virus, il virus è vita, chi lo sa? Punto interrogativo. I batteri sicuramente sono vita, ne abbiamo l'intestino pieno di miliardi, miliardi e miliardi, raramente però li vediamo con quel livello di dettaglio. Molto spesso noi diciamo che non mangiamo carne animale, alcuni vegetali, la nostra rettrice per esempio, una vegetariana, dice gli animali, cari, però mangiamo le verdure, le insalate, le piante sono esseri viventi, alcune sono addirittura carnivore, come quella presente nella diapositiva, quindi vedete, vi è una eterogeneità enorme nel classificare. Allora abbiamo detto, la vita però è qualcosa che si sviluppa, che evolve, che cresce, come questi due animali, no? Questo animalino è nato da cellule staminali, diciamo, nella inner cell mass, e poi si è sviluppato da uniche cellule in tutte le sue forme, in tutti i suoi attributi e funzioni. E poi è diventato grande, quindi è cresciuto. Quindi la crescita potrebbe essere un altro elemento qualificante della vita. Oppure, ancora cosa? Beh, ma la crescita non sempre però è viva, no? Queste sono delle stalattite, delle stalagmiti che crescono, formano addirittura una colonna calcarea, però non sono viventi, magari hanno qualche batterio sopra, ma nessuno di noi si sognerebbe di dire che quella crescita caratterizza un'entità vivente. Beh, allora forse la riproduzione, la moltiplicazione, come questo orsacchiotta che è fatto di cuccioline, oppure questi batteri che crescono su una piastra nei nostri laboratori, noi ci lavoriamo molto. Sicuramente la replicazione, il perpetuare le entità individuali può essere un elemento qualificante della vita. Ma la vita è anche cambiamento all'interno di singole specie, di singoli gruppi di individui. Questa è un'immagine molto bella, il Fringuello delle Galapagos, no, di Darwin. Lui, andando lì, si era accorto che questi uccelli hanno pesi, dimensioni del becco, dimensioni del corpo, tipo di canto, l'uno diverso dall'altro, per adattarsi ed sopravvivere, diciamo, in un ambiente limitato per le risorse alimentari. Non più di 3 o 4 anni fa, forse 6 anni fa, è stata fatta una scoperta interessante. È stato scoperto il gene che determina la grandezza del becco. E sapete come è stato scoperto? Perché 10 anni fa vi fu una grossa siccità nelle Galapagos e morirono tanti di questi fringuelli, e i 4/5, cioè l'80% dei fringuelli morti, erano quelli a becco grosso, segno che avevano uno svantaggio competitivo nell'approvvigionamento dell'acqua. Il confronto genetico-molecolare dei genomi di questi fringuelli rispetto a quelli con becco piccolo ha individuato un paio di geni che erano ritenuti responsabili delle dimensioni del becco. E questa è poi la classica evoluzione che ci riguarda, no? Che ha portato la visione antropomorfa dell'universo, tant'è che noi quando immaginiamo le forme di vita
su altri pianeti o su altre galassie ci immaginiamo questi omini più o meno brutti, aggressivi, un po' feroci, che ci fanno del male, cioè. In realtà la vita può essere in tante forme altrove. Quindi, per ricapitolare, questo è sicuramente un elemento qualificante della vita, la capacità di evolvere, di progredire. Quindi potremmo dire che la vita può essere definita in vari modi. A me piace riportare delle definizioni classiche, storiche, dandovi poi quella che io ritengo più condivisibile, sulla quale poi parleremo successivamente. Erwin Schrödinger, che era un fisico dedito alla meccanica quantistica, diede una definizione chiaramente di natura fisica. Disse che la vita o un sistema vivente è quel sistema che si autoassembla contro una tendenza naturale verso il disordine, cioè l'entropia. E questa è una definizione sicuramente valida. Korniewski dice che la vita è un network di meccanismi di feedback, questa è una definizione cibernetica di vita, anch'essa valida. Trifonov era un bioinformatico russo. I bioinformatici russi erano una scuola estremamente importante, diciamo, in un momento in cui nessun altro paese del mondo aveva i bioinformatici, i russi li avevano, e poi questi se ne sono andati in giro per il mondo, in America, in altri luoghi, e hanno fatto la loro fortuna. Trifonov è andato in Israele e si è dilettato a prendere tutte le definizioni di vita scritte, non solo quelle di tipo scientifico, ma anche quelle di tipo filosofico, religioso, e ha fatto un database matchando le parole che ritrovava in tutte le possibili definizioni. Alla fine ne ha trovate un paio, che ha ricondotto a un'unica definizione: la vita è autoriproduzione con variazione, che è un pochino fitta con quanto vi ho detto io, no? Vi ho fatto vedere gli orsetti o i batteri che si riproducono, e la variazione del fringuello, dell'uomo che evolve. Però questa non è la definizione che mi lascia più soddisfatto. Quella che io gradisco maggiormente, e che un po' ricalca la precedente, è quella di Gerald Joyce, scienziato pioniere, diciamo, in questo tipo di studi, che ha lavorato per ditte farmaceutiche, ma anche per l'ente spaziale americano, la NASA, il quale dice che la vita è un sistema capace di automantenersi, di autoreplicare e di andare incontro a evoluzione darwiniana. E questo fitta molto bene con quello che abbiamo mostrato in quelle poche diapositive precedenti. Quindi, se accettiamo questo tipo di definizione, dobbiamo anche accettare che vi sono tre funzioni invariabilmente associate con gli esseri viventi: la capacità di automantenersi, quindi di sfruttare il metabolismo, di far avere accesso, diciamo, alle risorse metaboliche e sfruttarle per la produzione di materia, ma soprattutto di energia. Parlo di cellule attuali, e poi vedremo cosa è avvenuto qualche miliardo di anni fa. La capacità di riprodursi, e qui i fenomeni di riproduzione che tutti conoscete, la mitosi, la meiosi e così via dicendo, e la capacità di evolvere, cioè di rispondere alla pressione selettiva emergendo con un vantaggio selettivo. Ogni tanto si ferma. Naturalmente, affrontando il problema della vita, noi siamo tentati di partire subito da qua, pensare all'uomo. Siamo per definizione devoti all'antropomorfismo. In realtà questo è l'esercizio più difficile che può essere fatto. Se partiamo da lì non possiamo che essere creazionisti, cioè qualcuno ci ha fatto come Adamo ed Eva, e eccoci qua, ma non possiamo partire da lì. Noi dobbiamo scomporre questa entità nelle sue strutture più elementari, arrivando verosimilmente da questo lato, agli atomi, alle molecole, perché quando la Terra è nata, ciò che poteva esserci al massimo era questo: non potevano esserci uomini, cellule, apparati, tessuti o organi. E quindi la cosa più agevole è iniziare a ragionare sulle unità morfofunzionali del cellule procariotiche, come i batteri, no? Questi noi li conosciamo perché ci fanno venire le malattie, il tifo, la tubercolosi, la brucellosi, tante malattie. Oppure le cellule eucariotiche. La maggior differenza tra queste due tipologie cellulari è la presenza di un nucleoide in questa cellula e di un nucleo di tanti organoli in questa cellula.
Ecco, vedete, queste sono cellule molto belle, a me piacciono molto, e questo vi dà conto, diciamo, della complessità. Un altro aspetto importante da considerare è che le cellule non sono tutte uguali. Ognuna di esse ha un suo programma e una sua funzione, pur avendo tutte oggi, secondo la biochimica che conosciamo, il medesimo materiale genetico. No? Queste sono cellule deputate alla difesa immunitaria dell'organismo, che riconoscono il non-self, ciò che viene da fuori, e lo distruggono, cercano di distruggerlo. Queste sono cellule che costituiscono il sistema funzionale più sofisticato dell'organismo, con questi loro prolungamenti. Sono cellule che vengono prodotte nell'embriogenesi in quantità enormemente più grande di quante ne sono necessarie per stabilire le giuste connessioni sinaptiche e dar luogo a quella macchina estremamente importante da un punto di vista funzionale, che è il sistema nervoso, no? Che attribuisce alla nostra specie la capacità di star qui a fare tanti corsi anche sull'origine di noi stessi. Purtroppo non si vede, non è capitato qualche cosa a questa presentazione, però ve lo dico a voce. La capacità di automantenersi è il metabolismo. È una cosa estremamente complessa, della quale naturalmente non parliamo, l'ho ammessa solo come deterrente. Metabolismo organizzato ai vari livelli, proteine, lipidi, acidi nucleici e quant'altro. Il metabolismo, nel discorso che faremo oggi, dobbiamo immaginarlo come una lunga strada che a un certo punto però subisce un evento catastrofico, che è la comparsa dell'ossigeno. Tutto ciò che noi diremo, parlando di origini della vita, fino a un certo punto lo diremo ragionando in maniera anaerobiotica, considerando che sulla Terra fino a un certo punto non vi è stato ossigeno e la vita ha potuto svilupparsi in un certo modo. A un certo punto, quando si è fatta la fotosintesi, la Terra si è arricchita di ossigeno, vi è stata una catastrofe sugli esseri viventi, ma alcune forme, sempre in virtù di quel principio importante che è la selezione naturale, sono evolute, sono divenute capaci di usare l'ossigeno e sono arrivate a noi. Non ci sappiamo proprio stare. Quindi questa è la capacità di automantenersi, questa è la capacità di riprodursi. Ho scelto la modalità più banale, più facile, più comprensibile di riproduzione, che è la mitosi, quella non sessuale per intenderci, rendendola immagine, diciamo, farvi vedere come i cromosomi a un certo punto si condensano, replicano il loro materiale genetico, si separano e danno luogo a due cellule figlie attraverso il fenomeno della citodieresi, ognuna recante un patrimonio genetico identico a quello della cellula progenitrice. Questo è il principio della conservazione, che è un principio molto importante e che in linea di principio è una modalità conservativa di replicazione che si oppone all'evoluzione, perché tutto rimarrebbe uguale se fosse così perfetto, se non avessimo la fortuna, talora la sfortuna, vi farò vedere alla fine, di essere soggetti a mutazioni, a un sistema di riparo del materiale genetico non sempre efficiente, a volte danneggiato, che comunque consente di evolvere. E questa è la terza capacità, la capacità di evolvere. Nessuno immaginerebbe che questo giovane bambino è Charles Darwin, perché noi ce lo immaginiamo, poi ve lo mostrerò, vecchio e barbuto, e un po' scorbutico. In realtà lui è stato bambino e Darwin è stato il primo che si è posto domande importanti, oltre che sull'evoluzione, sulla modalità con cui la vita è emersa alle origini della Terra. Darwin è stato il primo che ha parlato di questa pozza primordiale, tiepida, dove ipoteticamente hanno avuto tra sovramolecolari e poi per dare le prime attività capaci di autoreplicare e quindi di vivere. Darwin pone le basi della teoria evoluzionistica, qui era diventato già adulto, e parla di lotta per la sopravvivenza, selezione naturale degli individui più adatti all'ambiente e di evoluzione graduale. Dopodiché diviene vecchio, come lo conosciamo tutti, questo è il Darwin, la cui immagine è sempre nelle nostre menti, e nella teoria dell'evoluzione parla di alcuni elementi fondamentali come gli elementi cardinali di variabilità, eredità, fertilità, adattamento, e postula però un concetto fondamentale, che la selezione naturale
può anche essere definita come la riproduzione differenziata di varianti genetiche alternative e molto spesso migliorative in termini di capacità di sopravvivere. Quindi pone questo elemento principale alla base. Altri importanti scienziati poi si accodano al punto di vista di Darwin, queste Wright, queste Haldane, i quali migliorano il punto di vista dicendo che l'evoluzione consiste principalmente in cambiamenti della frequenza degli alleli come risultato della deriva genetica, dei flussi genici e della selezione naturale, e un'altra cosa altrettanto importante, che le mutazioni genetiche si verificano in modo casuale, ma con frequenze sufficientemente elevate da avere un effetto evolutivo. Badate, non sto parlando di Darwin perché mi fa comodo, sto parlando di Darwin perché io oggi due messaggi importanti voglio dare. Uno che secondo me, per mia conoscenza, e vi ripeto, non sono uno sperimentatore del campo, ma l'origine, la molecola originaria della vita è l'RNA, e la seconda, mia visione, certa, sicura, è che l'evoluzione, la pressione selettiva, è ciò che è garantito poi, agendo su quel sistema semplice ad RNA, di arrivare alla corrente, quella che noi conosciamo e che abbiamo addosso, diciamo, giorno dopo giorno. A questo punto però sorge un problema, è che noi conosciamo una biochimica che è fatta in questo modo, è fatta di questo tipo, no? Tutti voi lo sapete. Il dogma centrale della biologia dice che vi è un flusso di informazioni mantenuto e costante che va dal DNA all'RNA e poi alle proteine. E a questo non si sfugge nell'assetto biochimico della cellula corrente, non vi è eccezione. Tutto ciò ci fa dire che, indubbiamente, vabbè, il DNA è il depositario dell'informazione genetica che viene copiata in una catena complementare che si chiama RNA e a sua volta viene tradotta in una sequenza proteica in accordo a un codice di lettura che si chiama codice genetico. Questo non fa una grinza, ma questo implica che anche la più piccola entità vivente, minimale, un precursore, basato su questa biochimica, richiede almeno tre maggiori biopolimeri, DNA, RNA e proteine, nonché i tre corrispondenti meccanismi di replicazione del DNA, di trascrizione dell'mRNA e di traduzione in proteine. Quindi anche la più piccola entità vivente è qualcosa di estremamente complesso che non può essere originato sincronamente, tal quale. Non può essere. Questo significa che, vedete, questo è il dogma centrale, ancora la replicazione del DNA, che è un evento semiconservativo, la doppia elica viene aperta da una elicasi, e poi si ha la replicazione complementare di un filamento e poi a pezzi di un altro filamento che genera i cosiddetti frammenti di Okazaki, che poi vengono legati l'uno all'altro ottenendo due copie, due catene, diciamo, identiche alla catena madre. Questa è la biochimica di oggi, questo è quello che fa la cellula oggi. Dopodiché quel DNA, se deve essere funzionalmente utilizzato in termini informativi, viene trascritto in un messaggero, un RNA messaggero, il quale poi viene tradotto in proteine. Questo è il meccanismo di controllo della trascrizione, e qui vi prego di fare una riflessione. Tutte le nostre cellule, qualunque esse siano, alcune ve le ho mostrate, hanno lo stesso corredo genetico, hanno lo stesso DNA. Ma il neurone è molto diverso dalla cellula del sistema immune, dalla cellula beta insulare del pancreas che fa solo l'insulina, dal globulo rosso che non ha più nucleo e fa solo emoglobina. Dove si esercita questo switch differenziativo? Si esercita a questo livello. Il DNA è uguale per tutti, i trascritti sono diversi per ogni cellula. Il trascritto è l'elemento qualificante della cellula perché poi viene tradotto nel braccio operativo della funzione cellulare che è la proteina. Per cui la cellula beta insulare farà tutta insulina, il globulo rosso farà tutta emoglobina, il neurone farà molte proteine che servono al differenziamento neuronale e così via dicendo, per ogni, i linfociti faranno l'immunoglobina e così via dicendo. Quindi la trascrizione è qualcosa di estremamente
estremamente importante da un punto di vista funzionale per la biochimica attuale. Questa è ancora regolazione dell'espressione genica, quindi trascrizione. E questo è il meccanismo attraverso cui la trascrizione avviene. Vedete, vi è un enzima che è la, RNA polimerasi, che è un enzima che siede, venne descritto una ventina di anni fa in maniera molto bella. Io ero in America e uscì proprio nel, diciamo, nel posto dove ero io questo articolo, Rita, forse quando ci siamo conosciuti noi. Venne descritta come un cavaliere che siede sul cavallo, un cavaliere stanco, la polimerasi siede sul DNA e sta lì appollaiata, ma non è processiva. Per trascrivere il gene ha bisogno di input adeguati, che sono i fattori di trascrizione e l'apparato basale della trascrizione. I fattori di trascrizione interagiscono stericamente con la polimerasi, attivano l'espressione del gene e quindi la traduzione della proteina funzionale che caratterizza poi gli elementi cellulari. Questo è un aspetto al quale io voglio richiamare la vostra attenzione. Per decenni noi abbiamo ritenuto che la trascrizione, quindi la definizione della funzione cellulare, fosse dovuta alla regolazione da parte dei fattori di trascrizione dell'espressione genica. E per anni noi abbiamo, per decenni abbiamo ritenuto che gli unici RNA della cellula, oltre all'RNA messaggero, fosse l'RNA ribosomiale e l'RNA transfer. Oggi, domini 2018, noi sappiamo molto bene che la famiglia degli RNA è estremamente complessa e alcuni RNA hanno un'importante funzione regolatoria, alla pari dei fattori di trascrizione. Per esempio, queste molecole, che si chiamano microRNA, sono tra i più potenti regolatori dell'espressione genica, della trascrizione genica, nel senso che impattano, si complementano con l'RNA messaggero e ne provocano o la degradazione o la parziale traduzione. Quindi attenuano in ogni caso la capacità del messaggero di trascrivere una proteina. Quindi il mondo a RNA, che noi abbiamo ritenuto per tanto tempo fosse limitato a un messaggero, un transfer e un ribosomiale, in realtà è estremamente popolato e lascia intuire un ruolo centrale e ancillare di questa molecola nell'evoluzione della vita. Questo a me convince moltissimo, ma poi vedremo perché. E questo è quello che vi dicevo, vedete, questi sono i microRNA che sono codificati da geni come i geni che codificano per le proteine. Sono essi, sono gli RNA che non sono codificanti perché non vengono tradotti in proteine, subiscono un processamento intranucleare e poi citoplasmatico e vanno ad appaiarsi con i messaggeri, con gli RNA messaggeri codificanti per le proteine. Se l'appaiamento è completo, se vi è omologia perfetta, il messaggero viene degradato, quindi la proteina non viene prodotta. Se l'appaiamento è parziale, cioè ha dei mismatch, delle basi misappaiate, l'RNA non viene degradato, ma la traduzione in proteina viene repressa, quindi si fa meno proteina. In entrambi i casi l'espressione genica è compromessa. Quindi non è vero che gli unici regolatori dell'espressione genica e della definizione mentale delle cellule sono i fattori di trascrizione, ma molto più verosimilmente oggi sappiamo che sono gli RNA non codificanti, siRNA e microRNA. Questo rafforza l'idea di un eventuale mondo RNA. E questa è l'ultima fase della, che è la traduzione. La traduzione avviene in questa struttura, in questo organulo che è il ribosoma, e che è l'elemento più forte a sostegno del ruolo centrale dell'RNA nella nascita, nell'origine della vita. Perché è una struttura composta da RNA e proteine in cui l'RNA è capace di formare legami peptidici, esercita un'azione enzimatica. Quindi è reminiscente quei ribozimi che sembrano gli elementi funzionali per l'origine della vita. In un universo in cui, diciamo, è l'RNA che domina le funzioni più importanti della cellula che si sta sviluppando, sia da un punto di vista informativo, come codice genetico, sia da un punto di vista funzionale catalitico, come ribozima. Io di questo cercherò in qualche modo di convincervi, se ci riuscirò, spero, perché è la mia visione, ma comunque
Se così non fosse non mi offenderei, sia ben chiaro. Allora, veniamo alla domanda. Abbiamo detto, abbiamo acidi nucleici, abbiamo proteine, quindi abbiamo il solito paradosso dell'uovo e della gallina, che mai nessuno riuscirà a risolverlo. Detta come ve la sto dicendo io, forse viene prima l'uovo se l'acido nucleico è considerato, diciamo, l'uovo, e poi la gallina. In realtà poi parlando vedremo che queste due cose molto spesso vengono insieme, vengono quasi appaiate, diciamo, quasi contemporanee. Allora, l'uovo e la gallina è la domanda che ci dice chi è venuto prima in questa prospettiva sintetica e meccanicistica di sviluppo della vita, l'acido nucleico, sia esso DNA che RNA, o la proteina, il suo prodotto. Questo è il paradosso. Quindi la complessità e l'interdipendenza dell'attuale biochimica implica fortemente che un sistema più semplice deve aver preceduto quello attuale. Non possiamo immaginare che si sia formato tutto insieme, neanche la cellula più stupida può essere. Da qui deriva la domanda forse più avvincente nell'interpretazione dell'origine della vita. È venuta prima l'informazione genetica o è venuto prima il metabolismo, cioè il fenotipo, le proteine per intenderci? Prima gli acidi nucleici o prima le proteine? Ed ancora, se noi immaginiamo che siano venuti prima i polimeri genetici depositati dell'informazione, è venuto prima il DNA o l'RNA? Questi sono quesiti importanti. Sono quesiti importanti che a volte lasciano, come dire, sbigottiti coloro che se ne sono occupati, perché non è sempre facile rispondere, soprattutto perché noi stiamo ragionando a tantissimi anni di distanza da quando ciò è avvenuto, per cui molto spesso non conosciamo le situazioni. Adesso possiamo replicare delle sperimentazioni laboratoriali per validare le ipotesi, ma le reali condizioni di contesto non le possiamo solo ipotizzare, le possiamo ricreare, le possiamo mettere dentro la provetta, come vi mostrerò, ma non abbiamo mai la certezza assoluta che quello che stiamo facendo sia effettivamente ciò che è avvenuto qualcosina come 4 milioni e mezzo di anni fa. No? Quindi questo è il dilemma vero ed importante. Alla domanda chi è venuto prima, vari scienziati, vari ricercatori hanno risposto in varia maniera, a seconda della loro estrazione, della loro cultura, della loro sensibilità. Per esempio Sidney Fox è stato uno che ha detto che gli aminoacidi raccolti in piccole pozze, se esposti alla luce solare, danno luogo al formarsi di piccoli aggregati di aminoacidi chiamati proteinoidi, che una volta tornati in soluzione formano microsfere con proprietà similcellulari. Quindi questo autore, Sidney Fox, addirittura ha infranto, diciamo, un dogma che noi ci siamo trascinati e ci trasciniamo dietro e di cui io vi parlerò dopo, che sulla base della struttura attuale della cellula immagina che siano stati i lipidi i primi elementi che hanno strutturato la protocellula. Lui dice sono proteinoidi. Graham Carr Smith invece attribuisce un ruolo importante e una sorta di dualità agli acidi nucleici e alle proteine, a patto che sia ritenuto elemento centrale nella loro organizzazione un substrato fisico, nella fattispecie rappresentato dagli argille. Sostanzialmente lui dice che le argille provocano la polimerizzazione sia di aminoacidi a dare proteine che di nucleotidi a dare gli acidi nucleici. L'argilla attrarrebbe piccole molecole organiche, inoltre contiene ferro e zinco, che sono capaci di fungere da catalizzatori inorganici delle reazioni di condensazione e quindi si formano proteine e RNA. Questa è un'altra ipotesi, un'ipotesi sicuramente degna di essere considerata, e addirittura le argille, con la loro stratificazione, esse stesse considerate di una sorta di codice organizzativo per le proteine e per gli RNA. La vera storia, la vera scienza riguardo alla nascita della vita però inizia con un fisico russo,
Oparin si chiamava, il quale per primo dice: signori, io ho capito come è originata la vita. La vita è originata perché nell'atmosfera terrestre primitiva esistono degli elementi che, se bombardati in maniera opportuna attraverso scariche energetiche come lampi, cose di questo tipo, riescono a unirsi, cadono in pozze di acqua e lì si aggregano, aiutati da altri elementi che lì trovano, e riescono a strutturare le prime molecole. Non dice di quali molecole si tratta, ma scrive un bel trattato intitolato L'origine della vita. Lo scrive nel 1924 e questo trattato importante resta tradotto solo nella, scritto solo in lingua russa fino al 1950, per cui nessuno viene a conoscenza di fatto di questo punto di vista, che a un certo punto diviene però emergente, diviene importante quando si fa la traduzione in inglese di quel libro. A quel punto vi è questo signore che si chiama Urey, fisico, astrofisico, come il professore. Tu sei astrofisico? No, tu sei meteorologo. Fisico dell'atmosfera. Lui è un astrofisico il quale studia l'atmosfera, studia la composizione dell'atmosfera dei vari pianeti. E lui riceve due premi Nobel e ha l'occasione di leggere il libro scritto da Urso Oparin e dice: ammazza, interessante questa cosa. Inizia una prima corrispondenza che all'epoca non era per posta elettronica, gli fa i complimenti, gli dice: ho letto il tuo libro e mi sembra la cosa più significativa che ho letto nell'ultimo decennio, diciamo, riguardo questo argomento. E siccome è uno che è abbastanza facoltoso, lavora all'Università di Chicago, si lascia affascinare dall'idea di Oparin e dice, scrive, su, che ha a disposizione una tesi da svolgere per validare, diciamo, il punto di vista di Oparin, cioè se una energia esterna sotto forma di scarica elettrica somministrata a una cella gassosa del tipo quello che si pensa fosse l'atmosfera della Terra giovane, è in grado di dar luogo a delle molecole organiche. E questo, allora nessuno, lui era nella facoltà di ingegneria, nessuno degli ingegneri risponde alla chiamata per questa borsa di dottorato, perché sembra che gli ingegneri fossero più interessati a attività applicative e remunerative. Un giovane studente di ingegneria, che è Miller, questo signore qua, dice: vabbè, la faccio io questa tesi, e mette a punto l'esperimento ipotizzato da Urey sulla base delle informazioni di Oparin, del russo Oparin. Quindi genera questa mescola di gas in cui c'è ammoniaca, metano, acqua, idrogeno, scarica elettrica per una settimana, ricircolo, condensazione. Le piccole molecole organiche precipitano nella beuta, questa beuta diventa rossiccia, rugginosa, tant'è che loro sono in un luogo dove si fa anche medicina e pensano al sangue, mandano ad analizzare nella ipotesi che si fosse creata emoglobina addirittura, dicono: no, no, buoni, non è emoglobina, però qualcosa si è formato là dentro. Qualcosa si è formato, che si sono formati aminoacidi, si sono formati soprattutto aminoacidi. E questo in un'epoca in cui era ritenuto verosimile che gli aminoacidi, c'era meno conoscenza sugli acidi nucleici, fossero gli elementi strutturali e funzionali importanti. Quindi venne fuori questa visione, diciamo. Dopodiché però un altro sperimentatore, sempre in America, Joan Oro, spagnolo, si mette a rifare gli esperimenti di... capisce che nell'esperimento di Miller c'è qualcosa di molto interessante, che lui pone in relazione alla sintesi degli aminoacidi e vuole perfezionare quel modello di studio. E questo elemento è l'acido cianidrico. Fa qualcosa di analogo, fa l'analisi finale e si accorge che oltre a qualche aminoacido, sapete cosa ha prodotto?
delle basi azotate, ha prodotto adenina. Questo sposta il problema in maniera tremenda. Lo sposta in maniera tremenda perché la sintesi di aminoacidi di polipeptidi, pur essendo verosimile, perché erano le cose meglio conosciute, aveva una debolezza intrinseca, che è la incapacità di codificare informazioni. La possibilità di sintetizzare in modo analogo, forse anche più semplice, delle basi, getta, da un punto di vista ideologico, il cuore al di là dell'ostacolo. Dice, si può fare un polimero informativo, capace di codificare informazioni, che è l'unica cosa che può essere esplicativa dell'origine della vita, non può essere altrimenti. E lui fa questa cosa, è anche molto fortunato, perché poi torna in Spagna, gli fanno i monumenti, come spesso avviene a chi si fa onore, e lo fanno Conte. Però lui riconosce l'importanza dell'evento per cui è diventato Conte, e nel suo stemma araldico, guardate cosa mette, l'adenina. Questo è vero, lo stemma araldico di Joan Oró è riconoscente alla scoperta che l'ha portato alla gloria, diciamo, alla nobiltà. Bene. Allora, a questo punto, estendoci, sono andato avanti perché mi serviva di fare questa piccola, essendoci la evidenza che le basi azotate si possono formare, è evidente che possiamo ipotizzare un mondo che deriva dalle basi azotate, cioè un mondo che può essere a DNA o a RNA. Perché si preferisce immaginare un mondo a RNA inizialmente piuttosto che un mondo a DNA? Qual è secondo voi la differenza maggiore tra DNA e RNA? Una forma più semplice? Allora, l'RNA, Rita lo sa perché è stata in laboratorio, non te lo ricordi. L'RNA è una molecola estremamente versatile e labile. Noi diciamo ai nostri studenti, quando vanno in laboratorio a lavorare con l'RNA, gli diciamo, se avete raffreddore non ci andate, perché l'RNA si degrada in quanto è labilissimo. Il DNA è molto stabile. Tant'è che noi lo sequenziamo nelle mummie, no, di 2000 anni fa, per finalità di medicina forense, lo andiamo ricacciando da tutte le parti e vabbè. L'RNA è labile, però ha una cosa molto più importante, che è capace di ripiegarsi in strutture secondarie e terziarie reminiscenti la struttura delle proteine. E le proteine sono in grado di esercitare la loro azione metabolica e fenotipica perché hanno strutture secondarie, terziarie e quaternarie e soprattutto perché riescono a fungere attraverso questa struttura serica da enzimi, a catalizzare le reazioni chimiche. Quindi l'RNA è plausibile come iniziatore della vita, uno perché codifica l'informazione nella sua sequenza, ma due perché assume strutture secondarie che in linea di principio potrebbero avere attività enzimatiche ancillari e quindi capaci di spiegare una potenzialità di autoreplicazione, di copiare se stesso. Questo è un messaggio importante. Quindi questo mondo RNA, che è stato postulato a un certo punto, allora questa ipotesi l'hanno fatta in tanti, lo stesso Joyce che vi ho detto prima della definizione di vita, ma Crick, quello che ha insieme a Watson definito la doppia elica del DNA, Orgel e tanti altri. Questo mondo ipotizza, questa visione ipotizza che vi sia stato un periodo della storia precoce della vita sulla Terra, quindi siamo proprio agli albori, quando non c'era nulla, in cui la biochimica primordiale era dominata geneticamente e funzionalmente dall'RNA. La sua esistenza è stata proposta nel 60 da pionieri come Orgel, Egan, Joyce, Gold, Sossack, attraverso la dimostrazione delle capacità evolutive dell'RNA. Ricordiamoci che abbiamo detto che una delle tre attribuzioni della vita è la capacità di evolvere, quindi lo strumento della vita, esso stesso deve essere capace di evolvere se sottoposto a selezione. A sostegno di tale teoria vi è anche la centralità dell'RNA e dei fattori RNA simili nel moderno metabolismo. Alcuni esempi ve li ho fatti, la regolazione dell'espressione genica, la capacità del ribosoma di fare legami peptidici, gli RNA transfer che tuttora esistono, quindi hanno questa funzione importante. Nonché l'osservazione che l'RNA può ripiegarsi in complesse strutture tridimensionali
reminiscenti le proteine. Questi sono tutti elementi forti a sostegno. Inoltre la scoperta degli RNA catalitici, cioè dei ribozimi, e la dimostrazione che il ribosoma è di fatto un ribozima ha aggiunto forti evidenze circostanziarie a questa ipotesi, a questa teoria, di cui siamo tutti oggi abbastanza convinti. Inoltre vi è una notazione chimica importante. Da un punto di vista chimico, il desossiribozio, che è lo zucchero di DNA, è più difficile da sintetizzare rispetto al ribosio, che a sua volta è molto più labile, si degrada molto più facilmente. Infatti la riduzione del ribosio a desossiribosio non si verifica a meno che il ribosio non sia parte di un nucleotide, quindi di un RNA, di un precursore del. Questa osservazione è coerente con il fatto che l'RNA precede il DNA come genoma cellulare negli organismi viventi, perché altrimenti il desossiribosio non si formerebbe. Quindi abbiamo vari elementi tecnici, ideativi, che ci fanno immaginare un mondo RNA come l'ipotesi più plausibile per l'origine della vita. Io almeno di questo sono abbastanza convinto. Per comprendere però gli eventi iniziali dell'emergenza delle forme viventi, i ricercatori hanno intrapreso vari esperimenti di sintesi organica, simulando condizioni prebioticamente plausibili. E questo è quello che vi ho un pochino anticipato, l'esperimento di Miller, l'esperimento di Oro ed altri che ora vi dirò perché sono diciamo più moderni, avvenuti nell'ultimo quinquennio, nell'ultimo decennio. Nonostante alcuni aspetti ancora problematici, la ricerca di laboratorio supporta sufficientemente il modello che stiamo proponendo, cioè ciò che si è ricreato in laboratorio a sostegno dell'ipotesi iniziale è in buona approssimazione, con alcuni caveat che sicuramente vanno colmati, supporta l'edificio di questo mondo primordiale in cui l'RNA è l'elemento strutturale e funzionale contemporaneamente. Ecco, questa è una visione, questo deriva da un lavoro sempre di Gerald Joyce, pubblicato su Nature una quindicina di anni fa, il quale scandisce i tempi di tutto ciò che stiamo dicendo. No? La Terra si forma 4 milioni e mezzo di anni fa, 4,2 giga anni fa si forma un'idrosfera stabile, intorno a 4 milioni di anni fa inizia la chimica prebiotica, che è quella che abbiamo detto in vario modo, con metano, sulfuro di idrogeno, acido cianidrico. Dopodiché inizia un mondo intorno a 4 miliardi di anni fa a pre-RNA, che poi evolve intorno a 3-8 miliardi di anni fa in un mondo a RNA, e poi la comparsa del DNA e delle proteine, la diversificazione e l'assetto che noi abbiamo, diciamo. Ora, quante volte questo possa essere avvenuto in questi miliardi di anni noi non lo sappiamo. Noi sappiamo che nell'evoluzione della Terra vi sono state delle catastrofi immani in cui le specie si sono estinte più o meno completamente, i dinosauri, ma è possibile anche che la vita si sia estinta più di una volta e sia rinata più di una volta alla stessa maniera o in maniera diversa nelle medesime condizioni di contesto ambientale. Questo non, nessuno può, possiamo solo considerarlo come ipotesi, ma non nessuno può. Questo l'abbiamo visto. L'esperimento di Oro ve l'ho descritto, e quindi riprendiamo da qui. Nonostante gli importanti chiarimenti che derivano da questa sperimentazione laboratoriale di Miller e di Oro, gli esatti processi di sintesi che portano da molecole semplici come l'acqua, l'ammoniaca, il metano, l'ossido di carbonio, a molecole organiche semplici come la formaldeide, l'acido cianidrico, l'acido formico, e infine a molecole più complesse come gli aminoacidi, le basi azotate, lo zucchero, non sono mai stati chiariti in maniera definitiva. Abbiamo visto il risultato finale nelle varie boccette di laboratorio, però le tappe formalmente Una delle domande più interessanti riguardo l'origine della vita è esattamente come il materiale genetico che noi assumiamo essere oggi l'RNA semplici molecole presenti sulla Terra primitiva. E qui ora vi mostro una immagine deterrente che potrebbe farvi dire: vabbè, ma perché ci racconta tutte queste robe qua? Esistono tutti questi dubbi. Questi sono tutti i dubbi
che esistono e orbitano intorno all'universo a RNA. Come sono stati sintetizzati in quantità apprezzabili i nucleotidi? In quelle reazioni di oro se ne formava molto poco. Oppure come possono i nucleotidi polimerizzare entro catene abbastanza lunghe da essere funzionali? No? Per dirla, noi sappiamo che polimerizzano spontaneamente 20, 30, 40 nucleotidi, ma un ribozima capace di veicolare funzioni importanti come quelle polimerasiche, oligasiche, ci aspettiamo che possa essere molto più lungo. E così via dicendo, non leggo tutti i dubbi perché altrimenti mi dite... sono masochista, insomma, autolesionista, però ve ne sono di dubbi, ve ne sono e ve ne sono tanti, ma vi sono anche delle certezze. Questo è per ricordarvi com'è fatta la struttura, prima di entrarci un pochino nella... No? Questo è il fosforo, lo zucchero, la base azotata. Base azotata più zucchero si chiama nucleoside, quando si aggiunge anche il fosforo si chiama nucleoside. E sono diversi a seconda, il DNA contiene quattro basi, dall'uracile, e l'altra differenza naturalmente è lo zucchero, riboso e desossiriboso. Ecco, questa è la struttura delle basi. Allora, perché il mondo a RNA sia possibile, noi dobbiamo dire che in qualche momento, durante lo sviluppo precoce della vita, si sono formate nelle condizioni, non nella provetta di Orò e di Miller, ma nelle condizioni originarie della Terra, le basi azotate, il fosforo e lo zucchero, gli zuccheri. E che poi queste cose si siano messe insieme per fare i nucleotidi, e che poi i nucleotidi si siano messi insieme per fare l'RNA, e che poi l'RNA sia stato circondato da una membrana lipidica per fare una protocellula, e che poi e poi e poi alla fine siamo arrivati alle nostre cellule e quindi a noi. Quindi un sentiero molto serpeggiante, molto difficile, pieno di insidi. Vediamo se riusciamo in qualche modo a ragionarci sopra. Le basi azotate possono essersi formate spontaneamente secondo una modalità multifasica, a partire da elementi semplici come cianuro, acetilene ed acqua. E questo è abbastanza dimostrabile. Poi vi mostrerò un esperimento abbastanza risolutore, diciamo, che chiude un pochino questa storia, l'esperimento di Pauner, che risolve un problema che è definito in maniera angosciosa l'incubo della chimica prebiotica. Anche gli zuccheri possono essersi formati spontaneamente a partire da molecole elementari presenti nel giovane pianeta, ad esempio per mezzo del riscaldamento di una soluzione alcalina di formaldeide. Riscaldando la formaldeide a temperatura a pH alcalino si formano centinaia di zuccheri, si formano centinaia di zuccheri, tra cui quelli che sono poi parte dei nucleotidi. Un problema da risolvere riguarda la stabilità del ribosio, lo zucchero dell'RNA, che è estremamente labile in soluzione acquosa, così come lo sono labili le basi azotate. E siccome noi immaginiamo che tutte queste cose all'inizio si siano formate in una soluzione acquosa, ci domandiamo, ma questi appena fatti si rompevano, come hanno fatto a legarsi? L'esperimento di Sutherland chiarisce un pochino questa cosa. Un altro problema riguarda la disponibilità del fosfato. Il fosfato, vabbè, ce n'è, ma dov'è? È sulla crosta terrestre. È disponibile in abbondanza, ma in una forma estremamente poco solubile, laddove le reazioni hanno tutto il luogo in un ambiente acquoso. Allora, vabbè, si è visto che alcune rocce particolari contengono fosfati in forma più disponibile in varie strutturazioni chimiche, e qui passo all'ipotesi che forse diciamo poteva essere centrale, ma che io non mi sento di affrontare, che è quella della panspermia. Si è ipotizzato che attraverso meteore questo fosfato in forma disponibile in alcune strutture rocciose sia arrivato sulla Terra. Sicuramente la panspermia prevede che non solo elementi chimici, ma anche elementi più organizzati come amminoacidi e basi azotate abbiano potuto raggiungere la Terra, e questo non è peregrino, diciamo. Noi sappiamo che le atmosfere sono abbastanza simili nei vari luoghi, quindi perché non dovrebbe essere avvenuto anche altrove quello? Forse molto lontano, ma
è avvenuto. Una volta le meteore erano molto più frequenti, gli impatti erano molto più, e non è casuale che l'origine della vita da un punto di vista storico, cosa di cui so ben poco e non voglio parlare, comunque sia coincisa con la fine di un forte bombardamento della Terra da parte di meteore in termini cronologici, no? Quindi forse tutto è plausibile. Ecco, questo è l'esperimento di Pauner, che è titolato L'incubo della chimica prebiotica. Che vuol dire? Vuol dire che questo autore dice che, mettendo insieme degli elementi molto ridotti, che sono nella fattispecie acido cianidico e solfuro di idrogeno, in presenza di raggi ultravioletti e di qualche altra cosa, riesce a formare basi azotate che si arrangiano in una catena polimerica informativa, e che poi da lì escono fuori tante altre cose. Questo è l'incubo, che vi sono, a parità di input, un output troppo eterogeneo, diciamo, in termini molecolari, si formano troppe cose per essere ragionevoli. E dice un'altra cosa importante, che quando noi parliamo di mondo RNA non dobbiamo in realtà immaginare solo l'RNA, ma dobbiamo immaginare che quel mondo RNA è popolato anche di lipidi e di zuccheri, perché sennò il conto finale non torna. Allora, questo incubo in realtà, poi lui ci dice pure in qualche modo come risolverlo, come interpretarlo, perché spiega che aggiungendo nell'input, aumentando la quantità di reagenti, è possibile, siccome ognuno di questi reagenti è capace di controllare vari pathway, minimizzare, ridurre e rendere più semplice la qualità dell'output, cioè aumentando l'input si generano meno molecole in uscita, e questo è un modo per ragionare. L'altro modo per ragionare è quello di ipotizzare già in questa fase delle attività enzimatiche specifiche, e l'ulteriore modo per uscire fuori dall'incubo è che in realtà non si tratta di incubo, ma che l'estrema eterogeneità, l'estremo assortimento di forme chimiche in quell'epoca è funzionale, non è contaminante. Cioè il fatto che vi siano più zuccheri, ribosio e desossiribosio, a uscire di qui, non significa che entrambi non possano essere incorporati nell'RNA. Anzi, il fatto che si formino legami eterogenei, voi sapete che questo tipo di legame è estremamente conservato oggi, 3'5', no? Legami ai fosfodi. Nell'esperimento suo vengono fuori sia legami 2'5' che 3'5'. Allora dice, e come mai? Saranno non funzionali? No, in realtà entrambi i tipi di legame sono funzionali, ma è in una condizione prebiotica. Forse questa eterogeneità è anche utile, perché fa sì che le molecole abbiano una struttura secondaria meno tenace. Siccome gli RNA a un certo punto servono sia da templato, quindi devono essere linearizzati, sia da ribozima, quindi devono essere tridimensionalmente corretti, avere una labilità è elemento favorevole da un punto di vista selettivo rispetto a una struttura rigida che a determinate temperature non si risolverebbe in maniera lineare e non potrebbe essere trascritta, no? Quindi questo esperimento, che è del 2010, quindi non è vecchia di 7-8 anni fa, ha fatto luce su alcuni aspetti importanti. E dando per buono che varie plausibili vie possono aver generato basi azotate, zuccheri e fosfato, su questo dobbiamo convenire in qualche modo, la successiva domanda è come tali elementi si siano connessi tra loro nei polinucleotidi. Infatti, se noi ci divertiamo in laboratorio e mischiamo insieme i tre ingredienti, zucchero, fosfato e base azotata, e diamo anche energia, diamo ATP, oggi abbiamo tante fonti energetiche importanti, questi non si mettono insieme, non si condensano l'uno con l'altro, non fanno quei legami che noi ci aspettiamo debbano essere fatti per costituire il polinucleotide. Allora vengono fuori varie ipotesi alternative. Un'ipotesi molto, che a me piace molto, è questo esperimento di Sutherland, il quale dice: non facciamo le basi azotate, gli zuccheri e il fosfato separatamente, mettiamo gli ingredienti tutti insieme, aggiungiamo il fosfato che è un buon catalizzatore di varie reazioni e vediamo cosa viene fuori.
mischiando semplici materiali di partenza come cianuro, acetilene e formaldeide e mettendovi il fosfato che catalizza varie step di queste reazioni, si ottiene una molecola che si chiama 2-aminoxazolo, che può essere visto come un pezzo, diciamo, di base azotata, di nucleo base, attaccato a un frammento di zucchero, entrambi incompleti, ma sui quali può essere costruito il resto delle due molecole, in maniera stabile, cosa che non sarebbe se fossero in soluzione il riboso e la base azotata da sole, che sono molto più labili. Quindi questo è un tipo di chimica mai postulata, realizzata anch'essa nel 2009-2010, che ci fa intendere che è possibile procedere in maniera non canonica, in maniera un po' trasgressiva, se vogliamo, da un punto di vista chimico, ma con dei risultati significativi. Ecco, questa è la descrizione, diciamo, della reazione di Sutherland. E questa è un pochino una tabellina sinottica che dimostra tutto quanto abbiamo detto sinora. Praticamente da molecole elementari a 2 o 3 atomi di carbonio si forma riboso, l'acido cianitico, questa è la reazione di Orò, dà l'adenina e quindi si forma il ribonucleotide e poi la catena di RNA. Quindi noi possiamo essere abbastanza confidenti che alla fine un polimero fatto da ribonucleotidi, cioè un RNA, in qualche momento della storia della Terra si sia formato per popolarla di forme viventi. Quindi una volta ottenuti i nucleotidi, l'ultimo ostacolo nella formazione di una molecola di RNA è la loro polimerizzazione, cioè legare un nucleotide all'altro. Lo zucchero di un nucleotide forma un legame chimico con il fosfato del nucleotide successivo. Questi legami in soluzione acquosa però non si formano, perché sono legami che rilasciano acqua. Ogni legame rilascia una molecola d'acqua, quindi è termodinamicamente non vantaggioso farlo in ambiente acquoso. L'aggiunta di varie sostanze chimiche o di argilla, ancora una volta, alle soluzioni provoca polimerizzazione di questi nucleotidi fino a 50 o più basi l'una di seguito all'altra, che è ancora molto poco, ma può rappresentare la base di partenza per poi l'evoluzione verso i ribonucleotidi, le forme. Ciò ha rinforzato l'idea di alcuni scienziati che la vita può essere iniziata su superfici minerali, soprattutto argillose, capace di dare esse stesse informazioni verso la loro superficie, alimentati da sorgenti calde che fornisse, diciamo, un ambiente termodinamicamente favorevole. E questo è un pochino un disegnino che fa capire come i polinucleotidi allineati sulle asperità, sulle regolarità di un piano argilloso si siano poi uniti l'uno all'altro rilasciando acqua sotto l'effetto della temperatura. E diamo che si sia formato il polimero. Siamo ancora lontani dalla vita. Il fatto di avere un polimero geneticamente capace di contenere informazioni non significa che abbiamo la vita. Ancora siamo lontani, anzi, il tratto che deve essere compiuto è ancora il più arduo, perché la vita deve essere autoreplicazione. L'abbiamo detto all'inizio. Un polimero non è detto che autoreplichi. Il fatto che alcuni polimeri si siano formati in qualche momento dell'evoluzione chimica non risolve il problema della origine della vita. Per essere ritenuto vivo, un organismo deve essere in grado di crescere e moltiplicarsi, copiando e preservando la propria informazione genetica, cambiandola magari un po' secondo le esigenze dell'evoluzione, ma deve comunque replicarla, deve fare quegli atti di riproduzione che sono indispensabili. Nelle cellule che noi conosciamo sono gli enzimi, cioè delle proteine, a svolgere la funzione necessaria. Cos'è che fa questo nelle cellule primordiali, in cui abbiamo dato per assodato che non vi sono ancora proteine? Noi siamo partiti da questo presupposto. È possibile che polimeri genetici, con la corretta sequenza, abbiano assunto conformazioni complesse e siano divenuti capaci di svolgere funzioni catalitiche. Qui è l'interesse per l'RNA, la sua tridimensionalità che lo fa somigliare per certi versi, da un punto di vista
ecco, simile alle proteine, con i vari siti di interazione proteina-proteina. Fondamentale in questa fase dello sviluppo della vita è la cooperazione tra polimeri, proprio come avviene per gli enzimi attuali. Quando ipotizziamo che l'RNA nel primo organismo, quindi ipotizziamo che l'RNA, diciamo, nella prima forma ritenuta vitale, nella prima entità vivente, sia l'elemento che ha guidato la propria replicazione. Quindi consideriamo che l'RNA sia un enzima. Ma su che base possiamo fare questa ipotesi? Beh, abbiamo 2000 elementi per ritenere verosimile questa possibilità. Elementi tratti dalla conoscenza della cellula attuale. Alcuni ve li ho detti, no? Il ribosoma che fa legami peptidici, è un enzima. Ma vi sono tante altre cose che dimostrano che, per esempio, vi è la QB replicasi, che è un enzima, un RNA virale, che è capace di fare evoluzione in vitro, se è trattato. Vi sono gli RNA riboswitch dei batteri, vi sono le RNA ligasi delle cellule eucariotiche, vi sono tanti elementi che ci fanno capire. Vi sono introni che fanno autosplicing. Sono tutti RNA dotati di attività catalitica. Quindi ci ha aiutato a ipotizzare che anche in maniera iniziale, ancestrale, questa funzione possa essere la prima che è evoluta. E non dimenticate la funzione regolatoria, che io oggi... Non se ne è mai parlato di RNA non codificanti in questo contesto, perché è una scoperta del tutto recente, sono 15 anni che lavoriamo su microRNA e su interference sostanzialmente. Quindi molte di queste descrizioni sono avvenute prima che fosse compreso il ruolo di questi RNA regolatori. Ma oggi noi dobbiamo tenerli in conto e collocarli nella giusta prospettiva, perché loro potrebbero essere anch'essi dei residuati importanti di quel mondo RNA che noi oggi vogliamo sostenere. Questa è un RNA, un ribozima, un prototipo di ribozima, si chiama R18 e deriva da una RNA ligasi di classe 1, un enzima cellulare, il quale è capace di replicare. È capace di replicare se stesso, vedete la sequenza rossa è se stesso, e è capace di replicare anche sequenze diverse da se stesso, la sequenza grigia. E è capace, quando vi è una molecola di questo genere, è possibile che sia dispersa tra elementi contaminanti, tra RNA che la diluiscono e la rendono inefficace. Lui è capace di sopravvivere a questi elementi contaminanti, questa è una superficie bidimensionale, le palline rosse sono l'RNA, il ribozima genuino, le palline grigie sono i contaminanti indesiderati, e quando, per ipotesi, tra poco ci arriveremo, si struttura una cellula, se questa forma cade dentro la cellula va a connotare questo tipo di quadro. È possibile che cada, le forme colorate sono i ribozimi genuini, le forme in grigio sono i contaminanti inefficaci che tenderebbero a estinguere l'azione dei ribozimi genuini, e si crescono, si replicano dentro la cellula e poi segregano in maniera casuale. Le cellule in cui predominano le forme contaminanti tendono ad abortire, vanno incontro a una selezione negativa, non si sviluppano ulteriormente, le altre invece continuano la replicazione, e secondo un modello che poi è governato dall'addizione di lipidi, dalla pressione osmotica e quant'altro, tendono a divenire capaci di replicare ulteriormente. Ma questo ve lo mostrerò tra poco. Alla base di questo mondo RNA, naturalmente, che non è un mondo facile, perché i ribozimi iniziano da uno, poi piano piano, è vero che abbiamo a disposizione miliardi di anni per la selezione, però la fatica è significativa, e quindi, come sempre avviene nei momenti di debolezza, vi è bisogno di cooperazione. E loro imparano a cooperare creando dei circuiti di amplificazione. Questo è un circuito, queste sono delle molecole naturali, queste sono delle reazioni di sintesi, queste sono delle altre molecole presenti, e vedete che interagiscono le ultime con le altre, facendo dei circuiti di feedback positivo che
aumentano la resa, diciamo, del processo di replicazione. E lo fanno anche attraverso le loro strutture secondarie e terziarie, incrociandosi, ponendosi a contatto gli uni con gli altri e replicando in maniera più efficace. Oppure cross-regolandosi, come avviene in questo caso, qui vi sono due ribozimi che danno luogo a un terzo ribozima, il quale terzo ribozima poi dà luogo ai due ribozimi iniziali. Quindi è una cross-riproduzione che amplifica il sistema. Quindi imparano subito che bisogna andare d'accordo loro. A questo punto si connota un quadro abbastanza generale di interpretazione che giustappone due elementi sostanziali di cui abbiamo parlato. Da un lato la chimica prebiotica, in cui vi sono dei precursori che abbiamo menzionato più volte, no? Il metano, l'ammoniaca e quant'altro, che attraverso una chimica abiotica danno origine ai nucleotidi, che attraverso una polimerizzazione random danno luogo ai primi RNA, alcuni dei quali RNA per ulteriore evoluzione, quindi pressione, mutazioni che vengono positivamente selezionate, di attività enzimatiche, divengono ribozimi. Loro nascono come RNA random e divengono attività enzimatiche efficaci e capaci di cooperare. A questo punto è la svolta nella vita vera, perché questi ribozimi diversificano le loro attività, divengono ricombinasi, divengono polimerasi, divengono nucleotide sintasi, divengono tante altre cose che rendono, se il tutto è localizzato in un contesto compartimentalizzato, la struttura capace di farsi le basi azotate, gli zuccheri, tutto all'interno. Questo, non so se avete capito, è la prima cellula, è la protocellula che attraverso un RNA ha guadagnato un'autonomia metabolica. Questo è lo scenario verosimile che è. Allora, a validare questa possibilità, no, per dire che ciò che noi abbiamo descritto effettivamente può avvenire, sono stati messi a punto degli esperimenti sintetici moderni abbastanza importanti, uno dei quali si chiama in vitro selection, che consiste nel pigliare tutti gli RNA presenti in una cellula, di sottoporli a dei processi di selezione in vitro per vedere se da loro le mutazioni che insorgono nei processi replicativi possono generare nuove forme dotate di maggiori attribuzioni funzionali. Si parte da quantità veramente grandi di RNA, parliamo di 10 alla 15, 10 alla 16 molecole di RNA, sequenze di RNA, e attraverso questo processo si vede che a ogni ciclo di replicazione dell'mRNA intervengono mutazioni che lo trasformano in un catalizzatore più efficiente. Quindi si ha un guadagno selettivo di funzione. In questo modo è stato come il becco, no? Come il becco degli uccelli. In questo modo è stato possibile produrre dei ribozimi che sostengono la copiatura di brevi sequenze di altri RNA diversi da essi, ma non del proprio RNA. Recentemente un altro esperimento ha prodotto, sempre attraverso un processo di in vitro selection, due ribozimi RNA capaci di copiarsi reciprocamente. Un'altra ipotesi di lavoro, vabbè, consiste nella copiatura delle molecole genetiche senza fare ricorso ai catalizzatori, come nel modello di stampo. Praticamente, se voi avete una sequenza random preformata o di DNA o di RNA e ci mettete sopra i polinucleotidi, questi si accoppiano per complementarità di base e poi iniziano a legarsi. Però questa è una fase, diciamo, preliminare rispetto a quella più efficace rappresentata dai ribozimi. Siamo arrivati a un bel punto, ma non siamo arrivati ancora al punto centrale, perché stiamo ancora parlando di molecole che, nella migliore delle ipotesi, sono poste sulla superficie di una roccia, di un'argilla, e stanno là. Si replicano, però stanno là, non fanno nulla. Noi la cellula l'immaginiamo diversa. Immaginiamo pallottina o allungata, il nucleo, con tutti i geni dentro, con tutte le funzioni segregate e estremamente organizzate al proprio interno.
Quindi naturalmente tutto quanto ipotizzato sinora avverrebbe molto più agevolmente all'interno di una struttura delimitata, oppure su un supporto solido piuttosto che in soluzione. Quindi dobbiamo immaginare se a un certo punto non è avvenuta questa esigenza, non ha trovato soddisfazione. Compartimentalizzazione reminiscente quella delle cellule moderne. Quindi stiamo ipotizzando una protocellula. Questo oggetto molti lo chiamano protocellula, altri lo chiamano LUCA. LUCA. LUCA sta per Last Universal Ancestor. LUCA. Non mi ricordo più. Cell Ancestor, scusa. Cell Ancestor. Io la chiamo protocellula, mi piace più così. Quindi la domanda successiva riguarda il modo con cui le molecole possono aver interagito per assemblarsi, per mettersi insieme nella prima struttura similcellulare, chiamata anche protocellula, cellula madre oppure LUCA. Qui dobbiamo fare un ragionamento e partiamo da quello che sappiamo. Come è fatta una membrana cellulare in una cellula eucariotica tipica? Un doppio strato lipidico in cui i maggiori elementi costituenti sono fosfolipidi e colesterolo, assemblati in un certo modo, e la membrana poi ha tante altre componenti, recettori, monoglobuline, pompe di membrana, a seconda del tipo cellulare, ha tante altre cose. Comunque l'elemento strutturale di fondo sono i lipidi, fosfolipidi e colesterolo, in un doppio strato. Queste membrane tengono i componenti della cellula fisicamente insieme e segregati rispetto all'esterno e formano una barriera all'incontrollato passaggio di grosse molecole. Teniamo presente che quando si forma una struttura di questo tipo avviene un'altra cosa molto importante, oltre che segregare, tenere racchiusi, concentrare, ma la struttura diviene capace di generare gradienti, gradienti di pH, gradienti ionici, quindi energia. Queste membrane tengono i componenti coesi, delimitati dall'esterno e fanno da filtro all'ingresso di altri. Le membrane primitive erano probabilmente costituite non da fosfolipidi e colesterolo, come le moderne membrane cellulari, ma probabilmente da componenti più semplici, come gli acidi grassi, soprattutto acidi grassi a catena breve, che sembra fossero molto abbondanti in quei periodi, e potevano essere attraversati da nucleotidi presenti nell'ambiente. Quindi non da polinucleotidi, non da polimeri genetici, ma da singoli nucleotidi. Quindi la domanda successiva riguarda il modo con cui le molecole possono avere... No, questa l'abbiamo detto, scusate, mi si è fermato. Affinché questa protocellula acquisisse la capacità di replicare, di riprodurre se stessa, essa avrebbe dovuto divenire capace di crescere, duplicare il proprio contenuto genetico, quindi l'RNA racchiuso originariamente all'interno della micella lipidica, e dividersi in due cellule, in due strutture, chiamiamole così, figlie equivalenti. Varie ipotesi sono state fatte in merito all'accrescimento di queste protocellule, vari esperimenti. Uno mi piace descriverlo perché è fatto da un italiano che lavorava in Svizzera, Luisi, che ora credo sia in pensione, diciamo, non lavori più. Lui, aggiungendo acidi grassi freschi all'acqua che circonda le micelle, vedeva che questi incorporavano gli acidi grassi e crescevano spontaneamente, senza null'altro fare. Un altro elemento importante nella crescita può essere la pressione osmotica. E questo meccanismo spiega anche perché alcune cellule crescano e sono quelle che contengono i ribozimi più efficaci ed altre crescano meno e sono quelle che contengono i ribozimi meno efficaci. Le protocellule con più RNA, quindi con più ribozimi, che replicano di più, divengono rigonfie perché l'acqua entra nella cellula per normalizzare la sua concentrazione tra interno e esterno. Quindi la membrana va in tensione e questa tensione ne guida la crescita perché l'aggiunta di nuove molecole di acidi grassi riduce la tensione e quindi ripristina l'energia iniziale del sistema. E questo è un altro meccanismo
E questa un pochino, questa è la membrana moderna, questa è la membrana della protocellula. Qui c'è da fare una considerazione su questi lipidi, che poi è la considerazione generale sulla eterogeneità delle forme primordiali, no? Quella, l'incubo primordiale di cui abbiamo detto. Questi lipidi, questi acidi grassi, per l'esattezza, hanno una concentrazione critica per aggregarsi in micelle. E in soluzione acquosa questa concentrazione, questa quantità deve essere molto elevata. Se sono tutti uguali e con le codine corte. Basta introdurre eterogeneità, cioè mischiare un po' di acidi grassi più lunghi e la concentrazione necessaria si abbassa, quindi la micella si forma anche in soluzioni molto diluite. Quindi una pressione selettiva è stata esercitata affinché la protocellula si formasse sulla lunghezza degli acidi grassi che partecipano, perché altrimenti si sarebbe potuta formare solo più difficilmente se fosse rimasto monomorfo la struttura dell'acido grasso ad elevatissime concentrazioni in particolari ambienti, diciamo, segreganti. Questa non si vede bene, purtroppo, ma è una immagine che fa capire un'altra modalità con cui le protocellule potevano replicare. Qui vedete solo la testa, ma in realtà, forse si spengo la luce, si può vedere. In realtà si tratta di strutture filiformi, come una cometa con una coda molto lunga, perché aggiungendo acidi grassi a queste protocellule, esse in realtà iniziano a crescere, ma non si fanno più grosse le palline, diventano dei tubi lunghi. Ora, siccome sono meno intense, lì non si vede molto bene, però se poi passate sul computer è molto molto chiaro quello che avviene. Questi tubi, se sottoposti anche a banali, blandi modi convettivi della soluzione in cui si trovano, si frammentano e ridivengono tondi, protocellule, quindi è una modalità di riproduzione meccanica, diciamo, basata sulla loro struttura. È una terza modalità con cui si suppone possano replicare queste forme. Questa parte l'ho denominata riproduzione assistita, per dire che va tutto bene, però ci vuole un po' di aiuto dall'esterno perché la cellula, la protocellula, poi possa diventare qualcosa di... Per diventare vitali, queste protocellule sono dovute divenire capaci di riprodursi ed evolvere, secondo quanto enunciato all'inizio di questo... In particolare, risolvendo l'RNA a doppia elica in due singole eliche, ciascuna delle quali con funzioni da stampo per una nuova doppia elica, capaci di trasmettere l'informazione alle cellule figlie. Come è potuto verificarsi tutto ciò? Allora, questa RNA per apposizione, per complementarità di stampa, ha formato una doppia elica. Come ha potuto poi divenire capace di risolversi in due singole catene, capace ognuna di dar luogo a una catena complementare e quindi di dare progenie? Immaginate allora, questa è una cosa che mi piace, ho trovato su un articolo e mi piace molto, e poi vi spiego perché mi piace, perché è un esperimento naturale che noi avremmo dovuto conoscere 4 miliardi di anni fa, per inventare la PCR, che è una macchina potente che usiamo nei nostri laboratori. Le premesse erano qui. Immaginate una regione vulcanica su una terra fredda, primitiva, il sole era del 30% meno caldo, quindi la terra era tendenzialmente fredda. E quindi era favorita l'aggregazione delle due catene a bassa temperatura. Forse vi erano delle pozze di acqua fredda, in parte coperte di ghiaccio, ma mantenute liquide dal calore delle rocce vulcaniche vicine. Le differenze di temperatura avrebbero potuto provocare dei moti convettivi, in modo tale che la protocellula poteva essere esposta a picchi di riscaldamento nel momento in cui era contigua alle rocce vulcaniche e cicli di raffreddamento quando tornava nella parte più fredda dell'acqua. Allora, tutti voi sapete che per separare le catene di acido nucleico a doppia elica bisogna riscaldarle.
e poi abbassiamo la temperatura e loro si riannilano, si riappaiano esattamente per complementarità di basi. Il riscaldamento improvviso, come avviene nella moderna procedura della PCR, avrebbe potuto provocare la separazione delle due catene di RNA, mentre a bassa temperatura si sarebbero potute formare nuove doppie eliche, copie di quella originale, utilizzando le singole eliche separate dal calore come stampo in una prima fase, quando ancora non vi era l'enzima. In qualche momento durante questo processo potrebbero essersi verificate delle mutazioni nella sequenza dell'RNA, che in virtù di ciò si sarebbe trasformato in un ribozima nell'attacco polimerasi della PCR che noi oggi compriamo sostanzialmente, capace di copiare l'RNA in maniera molto più rapida ed efficace, acquisendo quindi un vantaggio competitivo da un punto di vista evolutivo. Questo mi piace molto perché noi 4,5 miliardi di anni dopo, Kurt Mallis, viaggiando con la sua macchina mentre tornava a casa e faceva questa strada tortuosa, ebbe che il DNA poteva replicare attraverso questa procedura, che è una procedura che abbiamo, questa è la procedura avvenuta a Cano, vicino al vulcano, qui c'è l'acqua calda, qui c'è l'acqua fredda, l'acqua calda fa separare le due catene che poi riannilano e vengono risintetizzate a bassa temperatura. Questo è quello che avviene nelle nostre macchine di PCR, è esattamente la stessa cosa. L'unica differenza è che qui vi è un attacco polimerasi che provoca la replicazione, che è un enzima resistente alle alte temperature, perché sennò ogni ciclo di riscaldamento sarebbe distrutto, ma che è l'equivalente nella posta del ribozima che ha subito la mutazione e è divenuto capace di copiare la singola elica che si era separata dal calore vulcanico e che qui è separata da questa macchinetta che riscalda in maniera ciclica. Vedete, denatura a 95 gradi, fa l'annealing delle basi a 55 e l'accession a 70 gradi. Questa è una resa massima potenziale di 2 alla n, cioè noi da una molecola di DNA possiamo fare 2 kg di DNA in mezza giornata. La pozza lo ha fatto utilizzando come enzima polimerizzante non un attacco polimerasi, ma il ribozima che era emerso esattamente in quel momento storico attraverso l'acquisizione di mutazioni di una sequenza di RNA random. No? Si è passati da random a... Questo è molto... A mio avviso è abbastanza convincente. La fine della storia. Ci accingiamo a finire la storia. Vi dico due cose brevi su una mia esperienza di selezione, perché io voglio convincervi non solo che l'RNA è la molecola originaria, ma che la selezione è l'elemento fondamentale. La questione dei vantaggi selettivi è l'elemento fondamentale in tutta questa bella storia della vita. Allora, è abbastanza facile a questo punto immaginare come le protocellule RNA siano evolute. Il metabolismo può essersi sviluppato gradualmente via via che i ribozimi rendevano le cellule capaci di sintetizzare i nutrienti al loro interno a partire dal materiale più semplice e abbondante. Vi ho mostrato prima, no, che a un certo punto l'RNA random diviene recombinasi, diviene nucleotide sintetasi e diviene tante altre mille cose di natura enzimatica. I nutrienti iniziano a farsi le molecole strutturali all'interno di queste membrane. Ancora dopo la protocellula avrebbe acquisito la capacità di produrre le proteine mettendo insieme gli aminoacidi. Con la loro strabiliante versatilità, le proteine avrebbero usurpato le funzioni replicative e metaboliche all'RNA. Quando ciò è avvenuto? Beh, è paradossale, ma questo passaggio di consegne dall'RNA alle proteine e poi al DNA è avvenuto come una sorta di autoestinzione, di autosuicidio, nel momento in cui l'RNA ha costituito il codice genetico e lo ha trasferito al DNA. Ha estinto la sua funzione codificante, è diventato molecola accessoria, veicolo del messaggio trascrizionale e ha perduto la capacità di codificare, che è stata acquisita sempre in maniera evoluzionisticamente significativa da una struttura più solida, capace di tenere in maniera più efficace l'informazione genetica. E questo è il DNA. Tutti noi sappiamo che il DNA è molto più robusto,
come materiale genetico, molto più efficace nel preservare l'informazione rispetto al DNA. E ha sistemi di controllo delle mutazioni molto efficaci. Basta dire che la DNA polimerasi è dotata di capacità di proofreading, di correzione delle bozze, cosa che non fanno gli altri enzimi che agiscono sulla RNA. Questo non so se è un vantaggio o uno svantaggio. Può essere l'una e l'altra cosa. Può essere l'una e l'altra cosa. In seguito i primi organismi avrebbero imparato quindi a costruire il DNA acquisendo il vantaggio di possedere un più robusto carrier della informazione genetica. Quindi questo è un pochino il riassunto della storia che abbiamo cercato di descrivere oggi sulla base delle mie modeste, come dire, conoscenze sull'argomento. Perché non ci lavoro, io non ho mai fatto esperimenti su questa cosa. Mi interessa leggere, ragionare e su alcuni aspetti penso di avere però ragione, nel senso che l'RNA è centrale e nessuno lo può obiettare. Le nuove acquisizioni sugli RNA non codificanti vanno calate in questo contesto e sarebbe ora che qualcuno ci si mettesse a lavorare. Parlo dei microRNA e degli altri RNA non codificanti. La storia è questa, no? È una terra sterile che a un certo punto inizia ad avere la sua atmosfera, i suoi ioni, gli atomi sono sempre gli stessi, un po' dappertutto. Si sviluppa la chimica del carbonio, quindi la chimica organica, e si arriva agli RNA autoreplicanti, alla capacità codificante, alle proteine, al DNA. Una storia affascinante, anche se ricordate che quando noi parliamo di mondo RNA, però includiamo dentro quel mondo anche i lipidi. Anche i lipidi. Qualcuno storicamente ha voluto astrarre, ha voluto parlare di mondo a lipidi. In realtà non vi sono basi sufficienti per fare questo. I lipidi sono dentro questo mondo, dentro questo universo, come parte fondamentale, perché poi alla fine è la parte che va a strutturare e a compartimentalizzare funzioni che via via vanno evolvendo. La fine della storia. Da quel momento il mondo RNA è divenuto mondo DNA, come noi lo conosciamo e lo utilizziamo. Noi il mondo DNA lo utilizziamo perché noi ormai modifichiamo il DNA. Facciamo ingegneria genetica, ci curiamo le malattie, abbiamo dei sistemi di editing oggi che consentono di intervenire sugli esseri viventi modificando la loro modalità di essere geneticamente identitari. Il tutto è governato dalle leggi della selezione naturale, questo mi preme dire, che fissa i tratti che conferiscono un vantaggio selettivo alle cellule. Tutto questo è molto difficile da essere compreso in quanto l'intervallo di tempo in cui ha operato la selezione naturale su questi fenomeni è di milioni o miliardi di anni, quindi noi non abbiamo la prospettiva temporale di ciò che è avvenuto, non ce l'abbiamo. Possiamo immaginare, ma a volte ci è difficile, cioè immaginare come un ribozima abbia impiegato forse 200 milioni di anni per acquisire una funzione nucleosintetasi per la sintesi dei nucleotidi. È veramente difficile per una mente, no? Ancorché molto intelligente come quella umana. Però. Sarebbe molto più semplice da comprendere se il risultato del processo evolutivo potesse essere visibile in pochi mesi o anni. Io prima vi ho dato un flash sui fringuelli dicendo che a 10 anni da una siccità, da un'ondata di siccità nelle Galapagos, la selezione è operata in maniera tale che ha ammazzato tutti gli uccelli a becco largo, facendoci capire che i geni che determinavano quel tratto erano fondamentali per la sopravvivenza, diciamo, in un contesto di risorse limitate. E ora voglio farvi un altro pezzettino di storia. Io avevo programmato più lungo, però penso che non va bene così. Però un ultimo pezzetto di storia voglio farvelo per spezzare un'ulteriore lancia a favore del ruolo fondamentale della selezione nei processi di sviluppo della vita. E ve lo faccio traendo questa volta materiale dalla mia esperienza professionale, che è quella di ricercatore. Io studio i tumori. I tumori sono qualcosa che risponde esattamente alle medesime leggi che oggi abbiamo descritto, alla selezione darwiniana. Per anni noi abbiamo pensato ai tumori, ai cancri, come qualcosa di diverso che insorgesse per cattive abitudini. Il cancro insorge perché il cancro è una malattia genetica,
multigenica e multifasica. Per lo sviluppo di una neoplasia occorrono dalle 4 alle 12-13 mutazioni nel genoma. E solo le mutazioni che garantiscono un vantaggio selettivo alla cellula che le riceve vengono fissate nella popolazione cellulare e ne provocano l'espansione. Questo noi lo capiamo molto bene. Il tutto avviene nell'arco di qualche anno. Ohimè, purtroppo i cancri si sviluppano nell'arco di qualche anno. E se noi facciamo il monitoraggio della genetica molecolare, vediamo che tutte le mutazioni che conferiscono un vantaggio selettivo alla popolazione trasformata vengono fissate nella popolazione, mentre le altre passano indifferenti, in maniera del tutto casuale. Questo rafforza molto il punto di vista della selezione naturale nell'evoluzione dei caratteri. Quindi ogni mutazione che conferisce un vantaggio selettivo in una popolazione cellulare viene fissata e ne consente l'espansione. Questo è un pochino quello che accade a cellule tumorali, no? Hanno una prima mutazione, cambia il loro fenotipo, questo è il genotipo, questo è il fenotipo, una seconda cambia ancora, una terza cambia ancora, è quello che è successo a quello che abbiamo detto noi, ai nucleotidi, all'RNA, ai ribozimi, esattamente la stessa cosa, nulla di diverso. È diverso l'arco di riferimento temporale, questo avviene in anni, ma il principio, il motivo conduttore è esattamente il medesimo. Vedete, questo è un diagramma, si chiama Vogtgram, un nome che deriva dallo scopritore di questa modalità evolutiva, che si chiama Bert Vogelsin, che è un oncologo americano, tuttora vivente, anche abbastanza giovane, che lavora alla John Hopkins University a Baltimore. Persona gradevolissima con la quale ho avuto il piacere di parlare più volte, e lui dice il cancro del colon, questo è il modello del cancro del colon, si sviluppa nella seguente maniera: prima si ha una mutazione in un gene che si chiama PC, poi in un gene che si chiama RAS, poi in un gene che si chiama DCC, poi nella P53, poi in MET, e a questa progressione genetica che comporta la fissazione di queste mutazioni nelle popolazioni fa da contrappasso la progressione fenotipica, no? Il modo di manifestarsi del tumore, che va da adenoma, adenoma piatto, papilloma, carcinoma in situ, carcinoma invasivo. Per ogni step genetica si verifica una transizione fenotipica, che è quella che poi noi vediamo quando andiamo all'anatomia patologica. Queste lesioni genetiche, ognuna di esse è capace di conferire un vantaggio selettivo alla cellula che la subisce, e i vantaggi che la cellula ricava sono sostanzialmente questi, più altri, però io vi dico solo questo. Per esempio, un sostenuto segnale proliferativo, l'evasione dalla capacità di morire, quindi una sopravvivenza prolungata, l'attivazione dell'invasione della metastatizzazione, un'aumentata capacità di sopravvivenza, induzione dell'angiogenesi e resistenza alla morte. Questi sono tratti che vengono conferiti alla cellula neoplastica da singole mutazioni. Non voglio stancarvi, quindi. Naturalmente queste acquisizioni, da un punto di vista sciagurate, dall'altro sono molto utili perché ci hanno fatto pure individuare dei target terapeutici genetico-molecolari che utilizziamo per curare i tumori. Ma la cosa che voglio dirvi, e con questo poi tra le varie lesioni genetiche che colpiscono le cellule tumorali, una delle più comuni riguarda un gene che è definito oncosoppressore, nel senso che con la sua funzione si oppone allo sviluppo dei tumori, che si chiama P53. Allora, questo gene è mutato mediamente nella metà dei tumori umani. Quindi è un gene importante per opporsi allo sviluppo del tumore. In alcuni tumori anche nel 70-80%, nel tumore del polmone a piccole cellule, l'80% delle volte è mutato, quindi ha un ruolo centrale nella difesa antitumorale. Quindi le sue mutazioni sono fissate nella progenie cellulare, perché sono importanti perché il tumore si sviluppi. Questa è selezione naturale, perché la perdita del P53 conferisce a quelle cellule un vantaggio selettivo, perché crescono di più e muoiono di meno.
perché impatta su questi due parametri. Allora, vedete, questo è uno studio statistico epidemiologico che vi fa vedere che nel cancro del polmone la P53 è mutata nel 70% dei casi, nel cancro dello stomaco nel 45% dei casi, nel cancro del colon nel 60% dei casi, e così via, in maniera variabile. Nel cancro della cervice uterina, cancro della cervice uterina, non è mai mutata, mai, non è mai mutata. Quindi in quel cancro non conferisce un vantaggio selettivo, non è fissata dalla selezione nella popolazione cellulare. Secondo voi perché? Voi lo sapete cos'è che provoca il cancro della cervice? L'agente eziologico, me lo sa, il papillomavirus. E oggi noi facciamo la vaccinazione degli adolescenti per evitare questa cosa. Allora, se noi ci andiamo a fare una ultima immagine, vediamo che il genoma del papillomavirus si inserisce nell'epitelio cervicale, dopo i contatti sessuali. Naturalmente il contatto sessuale è l'elemento che porta a contaminazione. E il papillomavirus ha una capacità sorprendente di produrre due proteine che si chiamano oncoproteine virali, una delle quali, che si chiama E6, interagisce con la proteina P53 e provoca la degradazione. Quindi nell'epitelio cervicale non vi è bisogno di far pressione selettiva sulla mutazione di P53, perché comunque non c'è, perché è inattivata dal virus. Allora questa è la misura reale di come la selezione nel cancro, ma anche nell'evoluzione, ma anche operi in maniera importante, operi. Quindi, per concludere, ciò che io voglio dirvi è il mio punto di vista sull'argomento di oggi, da dilettante, nozioni scientifiche, ho approfondito su argomento vita, anche se mi occupo più di evitare la morte, diciamo, che di comprendere la vita, è che l'elemento centrale nella nascita della vita sia l'RNA, un acido nucleico, l'RNA, che può essere non necessariamente sviluppatosi nella forma con cui oggi lo conosciamo. Magari all'inizio sappiamo che vi erano basi azotate diverse, più stabili. Vi sono elementi, per esempio le triazine, molto più efficaci di polimerizzare con gli zuccheri. Oppure dei derivati delle pirimidine, la 2,4,6 trifosfopirimidina, che è molto più efficace nello strutturare il backbone dell'acido nucleico. Però la struttura è quella dell'RNA e il punto d'arrivo è quello dell'RNA che noi conosciamo. Può darsi che a un certo punto vi sia stata una commissione di ribosi e desossiribosi nel backbone, oppure può darsi che vi siano state invece dello zucchero altre strutture di tipo proteico. Vi è una struttura reminiscente dell'RNA che si chiama PNA, in cui il legame è fornito da un peptide, diciamo, da un amminoacido, una struttura simile a amminoacido. Però il punto d'arrivo è l'RNA che noi conosciamo, e sono i ribozimi, la cui memoria, la memoria della loro efficacia nell'origine della vita, la troviamo nei residuati che ancora oggi all'interno della cellula sono capaci di svolgere funzioni catalitiche, che sono l'RNA ribosomiale, sono i riboswitch, sono le ligasi RNA, le polimerasi RNA e tutto quanto, e quant'altro è possibile trovare all'interno di queste cellule. Quindi il primo messaggio è questo, riguarda la molecola, il mondo, diciamo, ancillare che ha provocato l'emergenza della vita, un mondo RNA. E l'altro messaggio che mi sento di darvi, perché veramente secondo me è il più forte, è l'azione della selezione, il darwinismo. La regola del vantaggio selettivo che viene selezionato, viene favorito e dà luogo allo sviluppo di forme via via più evolute, talora in maniera anche patologica come nel caso dei tumori, ma la legge che governa i fenomeni è la medesima. Qui lo vediamo con maggior drammaticità perché è una cosa più vicina potenzialmente a ognuno di noi e perché lo vediamo in un arco di tempo breve. Abbiamo la visione, no? Diretta di ciò che può avvenire. Noi in laboratorio vediamo i pezzi di tumore, li analizziamo dopo 6 mesi e vediamo che dopo, e in maniera conservata, dopo APC muta RAS, dopo RAS muta DCC, dopo DCC muta P53 e così via dicendo. Quindi abbiamo una maggior contezza per quello che riguarda l'evoluzione dell'RNA, è tutto più aleatorio perché è tutto molto più lontano, è molto più dilazionato nel tempo.
Però, insomma, diciamo, gli elementi circostanziali a favore di questa ipotesi mi sembrano abbastanza suggestivi e abbastanza soliti. Qui devo dire che posso finire. Oh. Ah, sì, sì, aspettate. Allora, io qui ho su suggerimento, come mi ha detto, chiesto il professore Viscotti, che organizza questa cosa, ci sono 5 domande che voi dovrete compilare e consegnare a lei. Ah, lo fate tutto. Ah, ok. Va bene. Naturalmente, se avete... No, è per chi no... Per chi ci sta vedendo da lontano, insieme. Va bene, se avete delle domande? Io ho una domanda. Grazie. Dunque, da quello che capisco io, la vita nella forma più semplice con batteri è comparsa quasi su, cioè 3,8 miliardi di anni fa già c'erano batteri da tutte le parti. Poi ci sono voluti 2 miliardi di anni per arrivare a delle forme di vita molto più evolute. E questo che significa? Allora, cioè, innanzitutto, diciamo, è chiaro che tutti i processi che tu hai descritto sono processi estremamente improbabili. Quindi questo ha implicazioni sulle prossime conferenze, quando si parlerà di esopianeti, si vedrà che tutte le migliaia di esordimenti che sono stati scoperti, nessuno dà indicazioni che ci sia vita. Quindi il processo dell'origine della vita deve essere un processo molto improbabile, estremamente lungo e laborioso da un punto di vista selettivo. E questo fatto, appunto, che c'è un intervallo di tempo così. Allora, noi immaginiamo, ora io con incontro non sono bravissimo, ma sono questa. Noi immaginiamo che la prima cellula strutturata abbia la struttura e il contenuto genetico interno di un piccolo batterio, di un batterio con qualche ricorsima che crea tutti un genoma, e oggi noi sappiamo che la forma batterica più semplice e funzionale verosimilmente ha un corredo di un paio di 100 geni e un genoma molto piccolo. Di lì noi siamo arrivati a un genoma di qualche miliardo di base, capace di codificare per una 30.000 geni, una cellula equatoriale che codifica per 30.000 geni, e forse per altrettante forme o varianti genetiche attraverso fenomeni di splicing alternativo, di broccamento, di salto delle linee in frame. Quindi potenzialmente una 60-70.000 geni genetici. Secondo me i miliardi di anni sono serviti da questo ricorsima iniziale molto poco efficace, no? A ponte arrivare alle varie stelle evolutive capaci di duplicare, allungarsi. Noi probabilmente immaginiamo che il primo ricorsima abbia avuto 50 passi e abbia potuto replicare qualcosa della sua stessa vita. Oggi abbiamo dei geni, sempre per parlare di patologia, il gene della distrofia muscolare del Duchenne, per esempio. È un gene che ha 2 milioni e mezzo di basi e 70 esopi, che sono le unità codificanti. Una cosa enormissima. Ora, immaginare come si sia potuti passare da una sequenza di 50 basi, che è la prima sequenza polimerica geneticamente efficace, a una sequenza di 2 milioni e mezzo di basi, forse siamo stati pure fortunati che 2 milioni e mezzo di anni sono stati sufficienti. Penso. L'opportunità di passare proprio è un fatto di scala, no? Da 50 basi a 2 milioni di basi. Io invece prima mi chiedevo sì. Un'altra cosa, quando abbiamo parlato della mia Brasile, quindi il tutto viene visto nell'ambito di una mutazione, però la mutazione ha un aspetto positivo, perché passare, non so se da
dal punto di vista evolutivo, sicuramente. Dal punto di vista del cancro, quindi il no. Dove che non funziona. Allora, il problema del cancro è il seguente, questi geni da un punto di vista evolutivo sono presenti attualmente nella forma funzionale migliore della cellula, no? E che ne governano tutti i tratti funzionali. Per esempio, gli opposopressori fanno sì che la cellula non cresca più di tanto, cioè, oppure che muoia quando le muoia. Se ci sopravvengono delle mutazioni che possono essere indotte o da fatti ambientali, per esempio le radiazioni, per esempio agenti chimici assunti con la vita, si guasta questo livello. Ma la cosa più tragica è che molte di queste mutazioni sono spontanee. Cioè la nostra polimerasi, la DNA polimerasi, pur essendo dotata di sistema di costruzione, nel momento in cui fa la replicazione, ogni tanto di base, per quanto di base, introduce una mutazione. Noi siamo fortunati perché abbiamo un sistema di ritardo del DNA, diciamo, cosiddetto mismatch repair system, che sono una serie di enzimi che percepiscono il disattagliamento delle basi, lo ritardano tagliando e ricuscendo la base corretta. Allora capita che questo sistema non sia perfetto. Esistono mutazioni anche a carico del sistema. E questo espone a un cambio. Vi è una famiglia di tumori del cuore, no? Non quella che ho descritto prima, ma una famiglia parte che rappresenta l'8% di tumori del cuore, insorge sempre in alcune famiglie, che hanno mutazioni non nei geni che vi ho descritto, RAS, P53, ma nei geni del mismatch repair. Quindi sono in una condizione cosiddetta di instabilità genetica che predispone l'appunto di questo tumore. La cosa certa che oggi noi sappiamo è che il cancro è una malattia genetica, dovuta all'accumulo step by step, l'accumulo sequenziale, di un numero X variabile di mutazioni genetiche, sicuramente superiore a 3 o 4, una mutazione non basta quasi mai. E talora 13, 14, 15. Sì, però tutto questo, se lo vediamo nel tempo futuro, se vediamo il tempo lungo, a cosa va? Cioè oggi alla distruzione del cervello, ma non ci porta, forse ho fatto un esempio di. Questo non voleva essere un esempio per dimostrare, come dire, la bontà del processo. Io volevo solo dire che la selezione di un carattere, se essa fosse tipo negativo, a noi sfugge se è diluita in un tempo infinitesimale, miliardi di anni, mentre la percepiamo, come la sta percependo lei, molto fortemente se avviene in un altro tempo. Lasciamo da parte la valenza positiva o negativa. Nel caso del cancro, naturalmente, da un punto di vista teleologico è negativo, perché poi alla fine ammazza gli individui. Però in generale, come modello interpretativo, ci fa capire che questi tratti ti conferiscono un vantaggio selettivo. Come le mutazioni dell'RNA che danno i ribozzini, le mutazioni di questi geni danno un vantaggio positivo, perché la cellula cresce di più. Poi è per l'individuo che quello è un danno. Questo è anche un suo. Anche se è un vantaggio per noi, facendo lo stesso vantaggio per diventare assolutamente, ma una delle capacità fisiche che io vi ho scritto, che si chiama potenziale proliferativo illimitato, è esattamente questo. La cellula acquisisce praticamente la cellula normale, via via che replica, perde l'estremità di cellula e quindi diviene semplice. Se c'è un meccanismo che riserva la lunghezza di teorie, e questa è un'enzima che si chiama ribonucleoproteina, si chiama telomerasi, che ripristina ogni ciclo, la cellula è immortale. Noi lavoriamo con le cellule, ma in laboratorio abbiamo delle cellule, per esempio una popolazione di cellule si chiama ILA. ILA è un nome e un cognome, carcinoma della cervice uterina derivata da Ilan Lambert, che è una donna che in questo caso la tutti è stata la cultura primaria, nel 1950, quindi prima che io nascessi, e sopravviverà presumibilmente, non credo che è immortale. Che è diverso dalla sensibilità a morte, è un principio diverso di mortalità.
Se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora grazie a te, Edoardo.